sappiamo. Giornalista, presidente del Parlamento europeo, uomo giusto che ha voluto un mondo che rispetti le persone e la natura, credendo in un'economia basata sul profitto di pochi e sul benessere di tutti. Assessore Alessandri, 125 anni della compagnia portuale sono un evento per Civitavecchia e per un porto che cresce. Sì, sono un evento per Civitavecchia, per un porto che cresce. Anche il giusto riconoscimento per farli in maniera degna per i lavoratori del porto, per i portuali, per il loro impegno, per il lavoro, la crescita, lo sviluppo, i diritti, ma affezionato al loro lavoro, a questa città, ce l'abbiamo messa tutta anche in questi anni, come faremo nei prossimi mesi, per essere a fianco delle ragioni della crescita del porto e della città. Io lo so che le chiedo sempre le stesse cose, ma è una richiesta che arriva poi dai portuali, da tutti. Velocità sulla sfida vecchia orte, stavolta ci siamo. È stato appunto individuato un commissario straordinario dal governo, sta portando avanti il suo lavoro, mille difficoltà che questo progetto comporta, c'è stata anche una sua relazione con la sezione consigliare di qualche giorno fa, noi seguiamo con grande attenzione, noi ce l'abbiamo messa tutta, ce la stiamo mettendo tutta, ma la complicata sta svolgendo una grande lavoro. Presidente Musolino, 125 anni della compagnia portuale sono un evento da festeggiare, soprattutto adesso che sta riprendendo anche il lavoro. Qua sicuramente è un momento più florido e migliore di quanto non fosse stato qualsiasi giorno degli ultimi due anni. Chiaro che ancora siamo in una fase di complessa, di difficoltà, però è anche un momento di rinascita e quindi è anche opportuno sfruttare l'occasione dei 125 anni gloriosi della compagnia portuale di Civitavecchia per fare una riflessione anche sui messaggi positivi, perché noi di messaggi negativi ne abbiamo avuti molti in questi due anni e invece è opportuno anche, insomma, da un lato rimboccarci le maniche e dall'altro guardare il futuro con ottimismo. È stato scelto di intitolare il portico della compagnia portuale a David Sassoli. Penso che sia una scelta che lei appoggia incondizionatamente. Assolutamente, David Sassoli è stato intanto un amico del porto di Civitavecchia e un amico di Civitavecchia in generale. In più è stato un grande italiano che ci ha permesso di avere lustro a livello di Parlamento europeo, presidente del Parlamento europeo e, come ho cercato di sottolineare nel mio intervento, soprattutto una persona per bene. Ed è una qualità importante che forse non sottolineiamo più a sufficienza, ma che invece è quello che ha fatto sempre la differenza in Italia, che quando le persone per bene hanno lavorato con impegno hanno ottenuto dei risultati che hanno fatto grande questo paese. Presidente Scrivosi, finalmente da poco sei insediato come presidente della compagnia portuale, non si potevano festeggiare negli ultimi due anni gli anniversari per il Covid, è una bella festa oggi. È una bellissima festa. Ho ringraziato prima di tutto gli amici, i compagni, perché senza di loro era impossibile. Sì, le istituzioni, a voi tutti che siete stati presenti, perché era veramente un piacere vedere tutte queste istituzioni e ovviamente la grande soddisfazione è aver dato a questo uomo. Di chi è stata questa idea a proposito? Perché a Davide Sassoli? È stata mia. L'ho spiegato prima perché quando sono andato in Consiglio europeo, al Parlamento europeo, alla sede di Bruxelles, mi ha affascinato la cosa che un italiano era arrivato a fare il Presidente del Parlamento europeo. Lo ricordavo da bambino alla RAI e ha sempre lottato per i diritti civili e lo ha fatto sempre con la massima onestà, chiarezza, educazione, quindi un esempio. Ha pensato sempre e solo all'interesse generale, se non che alla Commissione Trasporti Europea ha fatto sì che il nostro scalo diventasse porto fuori.
e non è poco per Civitavecchia. Quindi era una cosa che andava fatta. È la festa della ripresa, Presidente, dopo il Covid, dopo il lockdown, dopo la cassa integrazione, iniziamo la risalita. Allora, sì, parlavo con un tuo collega stamattina, che mi ha intervistato, Stefano Bettinari, gli ho detto molto molto lentamente, però non ci lamentiamo, perché dopo quello che è successo in questi due anni e una guerra che purtroppo è scoppiata ultimamente, non dobbiamo lamentarci, non dobbiamo essere negativi. Abbiamo una possibilità, poi qui vicino a me. E non è un caso, perché c'è qui vicino Patrizio Presuzzi, con cui adesso andiamo a fare. È il presidente della CPR, che è l'impresa che collabora con RCT. C'è ripresa, però bisogna stare con i piedi per terra, perché tutto quello che è stato e ancora non è proprio finito, bisogna somatizzarlo e far sì che si gettano le basi per creare il futuro. Ci vuole molta molta attenzione, è ovvio che qualche punto percentuale in più però si vede, cioè si vede. E a proposito di quel punto percentuale in più che si vede, poi andiamo anche dal presidente storico della CPC, Enrico Luciani, che adesso è presidente della CILP, ma intanto con Patrizio Presuzzi, che è il presidente della CPR, volevo proprio parlare. Oggi è la festa della compagnia portuale, la compagnia portuale diciamo che è la grande famiglia di tutte le imprese, quelle CPR e quelle CILP. CPR è quella che più di tutti si occupa di processi e adesso finalmente di processi. Sì, chiaramente, sono pensiero per la festa della compagnia. Sono stati due anni veramente difficili. Veramente abbiamo stretto i denti, anche la cinghia, e come ci ha insegnato il nostro comandante, quando c'è stato, diciamo, da fare un passo indietro, l'abbiamo fatto tutti quanti. Adesso c'è una buona ripresa, non siamo tornati ai numeri tutto sommato del 2019, però piano piano si vedono anche tanti crocieristi, si vedono tanti navi. Il numero dei passeggeri chiaramente non è quello che arrivava nel tempo pre-Covid, però sicuramente qualcosa ci vuole, di questo siamo molto felici, così come siamo molto felici di questa porta, quanto noi, parlo per me, ad esempio, la quarta generazione che abbiamo a questa casa, probabilmente più delle vecchie tante, almeno per quanto mi riguarda, e quindi sono anche emozionato dopo anni di arrivare a questo momento. Enrico Luciani, per la prima volta non è il presidente della CPC per festeggiare questo anniversario, ma comunque, ha comunque un ruolo determinante con questi ragazzi. 125 anni di storia di Porto San Dante per noi. Ma io sono ovviamente felice, tanto perché siamo arrivati a tagliare questo traguardo. Dopo due anni che purtroppo per la pandemia non avevamo potuto festeggiare. Festeggiare il 125 rappresenta un po' per noi un momento importante. E parlo soprattutto con i giovani, con il presidente dei Sistitivati, che per me questi ragazzi sono un po' di stupiti, no? Perché sono stupiti con me, hanno creato il mio video, e con il video lavorano tutti insieme, avendo creato una squadra veramente forte. Io credo che il gruppo dirigente della compagnia è veramente un gruppo dirigente per la città, a favore per la città, per migliorare le condizioni di questa città. Un gruppo dirigente che cresce con loro. Oggi abbiamo avuto questa idea bellissima di onorare la nostra sede come una targa intitolata a Davide Sassoli, che per noi rappresenta un personaggio che ha profuso la sua vita, il suo impegno politico per i diritti, per l'umanità, cioè con una carica di umanità che non è, abbiamo sentito nei vari interventi, non è facile trovare nella politica odierna. E Davide purtroppo ci ha lasciato troppo in fretta. E credo che le parole che diceva pure Patrizio, che se fosse stato ancora più buono, probabilmente poteva sostenere degnamente il Presidente della Repubblica. Altro motivo di soddisfazione è che accanto a noi abbiamo Luigi Santi, che è il vice del sindaco dell'area metropolitana, che per, oltre a una presenza antica, siamo stati il sindaco regionale ormai 15 anni fa, ma da più certo, un altro motivo d'orgoglio
che è una tradizione che sicuramente saprà dare il contributo per la nostra città, così come lo chiede Davide. Come il vice sindaco della città metropolitana può dare un contributo alla compagnia portuale? Innanzitutto io, diciamo così, rappresento il sindaco partito e la rappresentanza del sindaco di Roma e dell'area metropolitana qui stasera è di fatto il segnale più rigido che noi ci teniamo a Civitavecchia e tutto ciò che Civitavecchia rappresenta nel panorama provinciale. La compagnia è un'istituzione alla quale teniamo tantissimo, alla quale tra l'altro siamo legali e affezionati anche per ragioni di amicizia, per ragioni storiche. Il nostro è un messaggio. La nostra presenza rappresenta un messaggio forte di interesse e soprattutto di sostegno, perché il Presidente Scirigoli più volte si sollecita quotidianamente ad azioni che metteremo in campo al più presto anche rispetto ai fondi assegnati rispetto al PNRR, e noi queste sollecitazioni le facciamo nostre e mettiamo a disposizione tutta la struttura territoriale della città metropolitana affinché il porto di Civitavecchia e il porto di Roma a migliorare in ogni suo aspetto sulle indicazioni che chi ci lavora può dare più di tutti, perché solo chi ci lavora veramente conosce i problemi, conosce le prospettive che un luogo può sviluppare. Grazie, volevo aggiungere, credo qualcosa di già. Volevo aggiungere una cosa, visto che abbiamo già un amico che è Luigi, di portare un messaggio a una presenza del quartiere di Roma, della metropolitana di Roma. Noi lo vogliamo crescere, perché dobbiamo consigliare così una comunità di Luigi, dobbiamo creare un altro elemento per consolidare questa vicinanza del porto di Roma con le istituzioni di Roma. Io voglio iniziare a dire che mira al discorso del progredito del turismo e della diffusione di questa possibilità che ci dà la presenza dei crocieristi, è importante consolidare questa presenza di Roma. Faremo un evento nell'evento dopo i 125 anni della compagnia portuale, anche l'evento. Io ringrazio il Presidente Scirigoli, ringrazio Luciani e il Vice Sindaco di Roma e ringrazio voi che ci avete seguito.